Ok, vai. Allora, iniziamo di nuovo sempre oggi, perché nell'ambito... Oggi 23. 23 trentini, tutti 33, trottando. Entrarono allora, in Trento. Entrarono in Trento, ovviamente. Ritorniamo al discorso iniziale, cioè il discorso del precedente video che abbiamo fatto, per farvi vedere che siamo in un regime controllato da questi, dai tres desperados. Guardate il titolo di questo opuscolo, ladri di bestiame. Abbiamo a che fare con ladri di bestiame. Io gli farei mangiare tutto lo sterco di questi a colazione, tutti i giorni a colazione. Hai capito? E adesso leggiamo queste cose che sono allora, accadute. Qui abbiamo una serie di documenti. A che servono questi documenti? Semplicemente a dimostrare quello che abbiamo fatto negli ultimi 7 anni per questo argomento, ma sì, negli ultimi 20-30 anni per altri argomenti. E la leggiamo così si capisce. Allora, questa è una querela, eccola qua. È una querela che abbiamo depositato il 3 settembre del 2014 e si chiama querela per incostituzionale, illegale ed illegittima modalità di modifica della struttura dello Stato, in specie della costituenda città metropolitana di Roma Capitale. Eccolo qua, leggete meglio. Questi hanno fatto delle elezioni completamente campate per aria, per cui quella che fu eletta, questa... signora, signorina... No, Marino, era Marino, era il sindaco Marino inizialmente. Vabbè, tra Marino, Marina, come si chiama? La cavallerizza. Ah no, la cavallerizza. Eccolo qua. Allora, il più pulito ci ha la rogna. Allora, qui leggiamo contro il Presidente della Repubblica, il signor Ministro Matteo Renzi, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Presidente della Camera Laura Boldrini, il Presidente del Senato Pietro Grasso, tutti i componenti del governo dei tecnici nominati da Renzi, tutti i parlamentari, perché quasi tutti hanno fermato, il sindaco di Roma Ignazio Marino e quant'altri, per alto tradimento, concorso formale nel reato continuato, circostanze aggravanti, attentato contro la Costituzione dello Stato, attentato contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, usurpazione di funzioni pubbliche, istigazione a delinquere, associazione a delinquere, falsità, furto, riduzione in schiavitù, truffa, abuso della capacità popolare ed altro. Tralascio. Che era successo? Eccolo qui, vedi, lo stress desperato, uomini senza pietà, eccoli qua, li hai elencati tutti. Allora, cardini e fondamenta di riferimento. Costituzione, articolo 1, 3, 5, 11, 48, 49, 54, 87, 89, 91 e 95. E ho tralasciato qualcuno, tipo il 17, il 117, il 119, eccetera, eccetera. Che cosa dicono? Leggiamo alcune cose. Il testo della Costituzione, articolo 1, dice che la sovranità appartiene al popolo e l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Non è che uno può fare come cazzo gli pare, limiti della Costituzione. Perché la Costituzione è il quadro all'interno del quale tutto si svolge. Si dovrebbe svolgere tutto in una società civile. In assenza di Costituzione non esiste società civile, ma esiste una società dominata dai ladroni. Esatto, eccoli qui, dai tres desperados, ecco, i tres desperados, qui. Allora, articolo 3, sempre della Costituzione, tutti i cittadini hanno parità di dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, tralascio, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica. Quindi vuol dire che tu, poi dopo andiamo avanti. La Repubblica, omissis, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Ampio decentramento, non concentrazione, che come poi vediamo. E nemmeno ancora campi di concentramento. Articolo 48, articolo 48, gli elettori sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto l'età, la maggiore età, e il voto è personale, uguale, libero e segreto, al suo esercizio è un dovere civico.
E questi invece che cosa hanno fatto? Hanno sottratto alla possibilità del diritto di voto circa 20 milioni di italiani. Non lo sapevate voi? Non l'avete mai sentito sui telegiornali, sui giornali? Che sarà una cosa grave. Il diritto di voto è il primo diritto di un cittadino. Non esiste altro. Il primo diritto è che io ti posso mandare a fanculo o ti posso eleggere. Non qualunque altra cosa. Tutte le altre cose sono succubi e secondarie rispetto a questo principio. Ma è siccome quelli che poi vengono eletti sono tutti figli di Maria, e allora capisci figli bene Androcchia, che dicono a Napoli che Maria Androcchia, Maria Androcchia, allora capisci dico bene che, capito, il voto non c'era, ma i voti sì, i voti sì, cioè i voti, se prendi i voti, allora, quelli sì, come i gesuiti, tutta gente che sono uno più criminale dell'altro, ma hanno preso i voti. E ricordati sempre un principio fondamentale che dico ai nostri amici: buttare la tonaca alle ortiche, ma trattenere il cordone. Fammi andare avanti e interrompi un minuto, che sennò qua la cosa è lunga e non finiamo più. Allora, articolo 54, tralascio il 49, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, prostando giuramento nei casi stabiliti da legge. Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta omissis e promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e regolamenti omissis, ratifica i trattati internazionali previa a quanto occorre autorizzazione delle Camere. A meno che il Capo dello Stato non sia un aderente all'Azione Cattolica. Certo, andiamo avanti. Articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Quindi il Presidente non ha nessuna responsabilità, però ce l'hanno i ministri e quindi anche loro. Poi, posto che siano intelligenti, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Quindi questi signori sanno bene che devono rispondere alla Repubblica e alla Costituzione. Articolo 95. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri ed individualmente degli atti dei loro dicasteri. Quindi c'è chiara, precisa la definizione delle responsabilità di sta banda dei Pamperos o Bancheros. Il fatto, l'8 aprile scorso, parliamo del 2014, pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli effetti, in quanto ente territoriale costituzionalmente indefettibile in un'area metropolitana, quale quella romana, la città metropolitana di Roma. Per essere più precisi, è nata la denominazione di città metropolitana di Roma Capitale. Dunque abbiamo due enti in Italia che si fregiano del ruolo e del titolo di capitale, la città di Roma Metropolitana, la città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Roma Capitale. Tralasciamo, perché entriamo troppo nel dettaglio, nel particolare, nella pignoleria, ecco, no? Nella questione di sì, lana caprina. Allora, dunque, l'esser capitale porta finora vantaggi al solo comune, non certamente alla città metropolitana tutta, perché, benché anch'essa sia capitale. Primo vulnus, discriminazione, la discriminazione fra cittadini. Molto più chiaro e razionale, articolo 3 della Costituzione, molto più chiaro e razionale sarebbe stato riconoscere come la capitale della città metropolitana intesa come ordinamento complesso, articolato nel livello metropolitano e nei livelli municipali comunali, riverberandosi così l'effetto del ruolo e funzione di capitale non solo sulla città metropolitana e sul Comune di Roma e sui suoi municipi, ma anche sui comuni che con Roma avessero concorso a costituire la città metropolitana. Questo giustamente analogamente a quanto previsto dallo schema dell'articolo 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Non, nulla di più facile che al Comune di Roma sia andato in confusione. Nella deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 51 del 31 luglio del 2014, di approvazione del bilancio preventivo annuale pluriennale, votata anche dal Sindaco Marino, si legge, a partire dalla pagina 34 e seguire, che esisterebbe un organismo di revisione economico-finanziaria che ha deliberato il parere dello schema di bilancio a nome della città metropolitana di Roma Capitale, al punto che la carta intestata dell'organismo recita Roma Capitale, città metropolitana e Roma Capitale, e in più passaggi del detto preventivo annuale si confonde Comune di Roma Capitale con la città metropolitana di Roma Capitale. Quindi non si sa bene come cazzo hanno fatto a far sta delibera.
in cui sono, diciamo, soggetti, operatori e in azione ben precisa e delineata, due entità denominate diversamente. E infatti sono questi. Sono questi. Secondo vulnus ed omissione e mistificazione. Il Comune di Roma, che risiede da quasi un millennio in Campidoglio, è un ente territoriale distinto e diverso dalla neonata città metropolitana di Roma Capitale, che appunto dal 1 gennaio 2015 è erede dal 1 gennaio, quindi parliamo, noi siamo qui al 3 settembre del 2014, quindi loro anticipavano di 6 mesi, quello che sarebbe stato un qualcosa che ancora non esiste. Però per loro sulla carta delle dichiarazioni ufficiali attraverso una determinazione ufficiale del Consiglio Comunale invece si riconosce ante litteram 6 mesi, il che rende nullo tutto quello che è stabilito in quella legge, ovviamente, no? Perché l'ente oggetto e soggetto non esiste. Ancora non esiste perché non è ancora proclamato. E vediamo poi dopo. Quindi, risiede da quasi un millennio in Campidoglio, è un ente territoriale distinto e diverso dalla neonata città metropolitana di Roma Capitale, che appunto dal 1 gennaio 2015 era di dire a Palazzo Valentini, dove sarà ufficialmente sede. Il comune ha 2,6 milioni di abitanti e un territorio di 1300 km quadrati. L'attuale città metropolitana di Roma Capitale ha un territorio di più di 5.000 km quadrati, una popolazione di più di 4 milioni di abitanti, una base demo territoriale molto più ampia di quella capitolina, diversa qualunque loro essenza, qualunque loro altra dimensione. La città metropolitana di Roma Capitale è nata dal ben più vasto territorio dell'attuale provincia di Roma, che comprende quasi un terzo del territorio laziale, racchiudendo ad esempio anche la città di Civitavecchia, e vivrà fino alla data fissata dalla legge 56/2014 al 31 dicembre 2014 alle ore 23:59. Non entriamo troppo in dettaglio perché sennò, insomma, avete capito. Terzo vulnus, usurpazione e omissione. Anche le province metropolitane moriranno il 31 dicembre 2014, mentre le città metropolitane, che nel 2014 avranno solo potestà statutaria, inizieranno a svolgere funzioni amministrative ereditate dalle rispettive province di riferimento dal 1 gennaio 2015. Anche questo è uno scandalo e un'odiosa violazione della Costituzione, volta a creare cittadini di serie A, quelli che risiedono nei comuni capoluogo di città metropolitane, e di serie B, quelli che risiedono negli altri comuni dell'area metropolitana, ad esempio Formello, a casa mia. Io, come cittadino di Formello, che si ritroverà come primo cittadino un esemplare del calibro di Ignazio Marino, io dicevo, reclamo ed esigo il mio sacrosanto diritto di espressione di voto, anche palese, se me lo si richiedesse, come prescritto dagli articoli di legge costituzionale elencati. Quarto e maggiore vulnus al diritto costituzionale, aver imposto che il sindaco metropolitano sia quello che i soli cittadini del comune capoluogo, cioè i romani, avranno eletto nella campagna elettorale comunale di un solo comune. È un gravissimo reato di lesione del diritto costituzionale. Io e grandissima parte dei cittadini di Formello, ad esempio, mai avremmo minimamente neppure pensato di votare un tale inetto quale Ignazio Marino, tant'è che poi è stato costretto a dimettersi successivamente a questa nostra perché cosa. Perché era antipatico al Papa. Aveva messo le mani nella marmellata, sì, lo sappiamo. Era antipatico al Pampero, comunque. Aveva messo le mani sotto la tonaca, certo, al Pampero. Basta leggere gli articoli 1 e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus gravissimo del patto costituzionale italiano. Approvando la deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri netti capitolini, questi ultimi eletti col sistema perverso partitocratico, anche quello del legittimo incostituzionale, anche questo del tutto legittimo e incostituzionale, e quindi arriviamo alla quinta insanabile lesione costituzionale. È avvilente, ma istituzionalmente corretto, seppure costituzionalmente eversivo, che il sindaco Marino abbia potuto indire con ordinanza sindacale numero 171 del 19 agosto del 2014, pubblicata all'albo pretorio comunale per il prossimo 5 ottobre 2014, le prime elezioni metropolitane riservate attivamente e passivamente ai sindaci e consiglieri comunali dei comuni inclusi nella città metropolitana, come previsto dalla legge 56/2014. Una legge fatta ad hoc, lo sbarramento del 5% per poter presentare una lista, l'elezione in diretta quando il 5% non c'è neanche per qualunque altra elezione, l'hanno previsto per questa qui, quindi vuol dire che è una norma già di per sé impositiva, in maniera indiretta. E quindi
elezione indiretta, barriere sufficienti per tenere lontani i fastidi dell'opposizione e della competizione elettorale metropolitana e nella gestione dei rappresentanti della minoranza. Sesto, inqualificabile stravolgimento e subversione del dettato costituzionale articolo 135, 2 e 3, la nascita della città metropolitana senza elezione popolare diretta di sindaco e consiglio metropolitano è un'operazione da casca turrita da caduta degli dei e da Repubblica di Salò. Il futuro consiglio metropolitano eletto in questo illiberale, antidemocratico e modo verticistico è maleodorante come il congresso di Verona del novembre del 43, tu lo conosci bene. Ma non è maleodorante, magari forse avessero portato fino in fondo. Certo, le decisioni. Sì, però diciamo che per chi diciamo, la storiografia ufficiale è maleodorante. Lo statuto che partoriranno, a cui contra costituzione la legge 56/2014 demanda la scelta condizionata dell'elezione popolare diretta, è un po' il manifesto di Verona. Se proprio e se dietro al grossolano svarione incostituzionale dell'usurpazione capitolina del titolo di città metropolitana ci fosse un disegno intenzionale diretto a qualunque disegno diretto a qualche disegno che ancora ci sfugge, in base alla legge 56/2014 il sindaco Marino è oggi rappresentante legale amministrativo della città metropolitana di Roma. Parliamo del, noi siamo qua il 3 settembre del 2014, le date vanno fissate bene perché altrimenti sfugge la prosecutio temporis, cioè la cronologia e le varie diciamo gli vari aspetti e modificazioni che hanno assunto nel corso di qualche settimana in quel periodo di quei 6-7 mesi che abbiamo detto. Considerazione, come visto in moltissime altre trattazioni e denunce, è in atto da decenni una banalissima ripetizione di una millenaria procedura standard di una progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini da parte del potere arbitrario, usurpativo e discrezionale e sperequativo dell'elite finanziaria mondiale attraverso il controllo dei parlamenti nazionali e internazionali della facciata apparentemente presentabile nonché delle più meschine istituzioni periferiche quali comuni, come abbiamo visto nei fatti qui riportati, manifestati alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti i rappresentanti delle istituzioni, tutti impassibili a tale scempio ed oltraggio costituzionale, segno dell'imbarbarimento dei tempi e dei costumi. Faccio notare, ad uso di chi ancora non l'avesse notato, lo stravolgimento che è stato compiuto dal dettato della legge 265/99, normante l'essenza degli enti locali. Articolo 2, ampliamento dell'autonomia degli enti locali, è il titolo, quindi questa legge 59 del 2014 è stata emanata proprio in contrasto con questa legge qua, con il dettato dell'articolo 2 della legge 265/99. Articolo 4, i comuni e le province hanno autonomia statutaria, quindi anche i comuni hanno autonomia statutaria, lo devono decidere i comuni. I comuni, articolo 5, i comuni e le province sono titolari o missis esercitate dall'autonomia autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Articolo 3, quello dal comma 4 e 5 dell'articolo 2, questo è l'articolo 3, partecipazione popolare. Comma 1, articolo 6 della legge 8 giugno 1990 numero 142, richiamata anche questa legge qua, è costituito dal seguente, fra parentesi, comma 1, i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o frazione, o missis. Articolo 2, cioè comma 2 dell'articolo 3, nel procedimento relativo all'adozione di atti, o missis, principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, 241, azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini, articolo 7 del 7.1, ciascuno elettore può valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al comune. Quello che abbiamo fatto noi è che, intenzionalmente, anticipo poi ci arriveremo, il TAR del Lazio ha detto che non era vero. Cioè questa legge è una pletora di altre leggi che poi vedremo, però per il TAR del Lazio non vale un cazzo. Andiamo avanti. No, ho fatto finta di non saperlo. No, dopo ci arriviamo. 3. Sempre l'articolo, il comma 3 dell'articolo 3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione, nonché, omissis, per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. Noi l'abbiamo richiesto, col cazzo che ce l'hanno dato. Appunto.
che il TAR del Lazio sia un ricettacolo di questa gente qua non è un dubbio, è una certezza. Allora, allora, questo è il testo della legge, l'articolo 16, aree metropolitane, modifica la legge 8 giugno 1990, numero 142, è sostituito dal seguente. Capo 6, aree metropolitane, articolo 18, città metropolitane, comma 3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante entro 180 giorni dalla sua approvazione, cioè è stata approvata, che poi vedremo come è stata approvata, quindi partendo dal 1 gennaio del 2015 c'era tempo, sei mesi per proporre il referendum, noi abbiamo richiesto e col cazzo che ce l'hanno dato. Quindi qua, a proposito di Levinsky e tutte le altre cazzate che abbiamo sentito in questi giorni nella diatriba Russia-Ucraina, allora fanno i perfetti e diciamo, i democratici, i liberali in maniera totale e assoluta quando si tratta di andare a fare il pelo nel culo della Russia, delle mancate libertà, democraticità, della libertà, che sono fittizie poi, libertà di espressione russa, quando guarda caso l'altro ieri, quando è venuto quel testa di cazzo che si dice presidente dell'Ucraina, io spero che l'ammazzino presto, che cosa ha detto? Ha detto che lui è liberalissimo, eccetera, democraticissimo, è un ballerino, però si è scordato di dire che l'altra settimana avevano tolto la concessione a tutte le TV di Stato, lasciando una sola TV e quindi una sola voce, men che mai libera ovviamente. Che però parlava a nome dell'Ucraina, tutte le altre tacitate. Questo per dire che quando gli occorre, pure se c'è la legge, qui ce ne sono una marea di leggi, no? Le stravolgono, però fanno i liberali, fanno i democratici. Perché sono figli di Maria. Allora, qui c'è descritto tutto. Il ballerino è figlio di Miriam, non di Maria, ricordiamoci. Sì. Quindi tralascio, perché entriamo un po' troppo nel dettaglio. Certo. E magari annoiamo, anche perché c'è da leggere altra roba. E quindi abbiamo verificato che, per esempio, non solo non sono state date nel comune di Formello, dove io l'ho richiesto, ma neppure nessun altro dei 165-165 comuni che partecipano alla città metropolitana. Questo per dire che comunque è stato disatteso un dettato importante, perché tu non puoi togliere un diritto a un cittadino senza coinvolgerlo nel procedimento che è pregiudizievole a favore o anche a sfavore, ovviamente in questo caso a sfavore, ai suoi diritti. È chiaro. E quindi le leggi nel corso di questi 60-70 anni che ci hanno preceduto, comunque nel momento in cui c'era un briciolo di libertà e di democrazia, il Parlamento, quando ancora non era controllato dalla grande finanza internazionale, aveva prodotto tutta una, fino al 1990 più o meno, perché poi già a partire dal 91 sono subentrate i controlli della Banca d'Italia e così via, per cui praticamente i giochi erano fatti. E della Banca dell'Unione Europea, ricordo. Certo, successivamente poi ovviamente. Quindi siamo alla follia più assoluta, all'eversione sistematica da parte dello Stato delle sue stesse leggi. Se non è un autogolpe, come altro potrebbe definire questa imperterrita e incessante azione di violazione di legge da parte degli stessi pubblici amministratori di ogni caratura che avrebbero istituzionalmente il compito di farle rispettare? E quindi tralasciamo. Allora, io qui dico... E di partiti, parlamentari, l'associazione, la magistratura, la Corte dei Conti, le prefetture, dove accidenti sono costoro? Nessuno vede, nessuno sente, nessuno si è accorto di niente? Tu, magistrato, che leggi questa denuncia, può essere che prima non lo sapessi, che sappia leggere, perché quel sei portato per natura ad una indolente superficialità indotta dai maestri della manipolazione mentale e culturale del marketing oriented. Ma ora lo sai, questo gli abbiamo detto al procuratore. Dopo vi dico che ci ha risposto. È andato a cagare prima.
E quindi qui già da allora dico, noi seguiremo passo passo l'iter di questa denuncia, come quello delle altre centinaia a cui non avete dato esito, e faremo esattamente come bene descrisse Tito Livio a proposito della Repubblica. Andate a vedere che cosa dice Tito Livio della Repubblica. Eccolo qua. Tutto quanto orchestrato dalla banda di infami che attualmente è insediata su ogni livello ed ordine di scranni ed agisce per conto e su ordine della grande finanza internazionale in danno dei suoi cittadini, talché costoro, noi, non vengano o veniamo minimamente tenuti in conto neanche in presenza di precise norme di legge che ne prevedono la consultazione in merito a così gravi, pesanti e quasi irrevocabili decisioni. Allora, qui continuo, tralasciato, tutte gran balle per schiavi creduloni, e quindi è dovere di ogni cittadino degno di questo nome, anche magistrato, giudice, qualora ne esistessero ancora, consapevole del mandato loro assegnato e doviziosamente retribuito dai cittadini, opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei diritti costituzionalmente garantiti, messi in atto da questi usurpatori ed annichilitori dei valori costituzionali e delle leggi conseguenti che costoro emanano e promulgano in barba ai dettati istituzionali, alla logica, alla filosofia, ai progressi storici del diritto a cui deve sempre far riferimento la legge. E quindi, per esempio, qui cito, è una cosa che voi pure potrete fare, il diritto di resistenza ed autodifesa è implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà alla Repubblica, stabilito dall'articolo 54 e dal principio della sovranità popolare, diritto di ogni singolo cittadino come membro del popolo e non essere e non solo al popolo nel suo insieme. Ciò è definito dall'articolo 1 della Costituzione che sancisce che la resistenza attiva, non solo passiva, ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico è legittima anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri. Quindi il diritto alla resistenza è equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto alla sicurezza di ordine pubblico, che impone al cittadino di attivarsi in carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del verificarsi di un qualsiasi reato affinché se ne ostacoli ed impedisca la realizzazione. Tutto ciò premesso, chiediamo verifica dei fatti, circostanze, azioni, persone ed altro relative al contesto di cui denunciati, di voler procedere con atti di competenza in ordine alla gravità della configurazione della fattispecie dell'attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendo alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine al minaccioso reale pericolo di un reato quale l'attentato alla Costituzione, procedere per la penale punizione dei colpevoli a fine di impedire la continuazione dei reati ravvisati in carcere. Ricordo e sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge, sempre il giudice, rammentando l'obbligatorietà dell'azione penale, l'articolo 112 della Costituzione, in caso di evidenti violazioni di legge e l'altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato. Ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della legge delle istituzioni della Repubblica e dello Stato dei cittadini italiani, a cui l'operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici. Questo avevamo scritto originariamente ed è questo poi l'abbiamo deposito, questa è la querela penale. Questo invece l'abbiamo fatto, eccolo qui. Questo qua è la fotocopia ovviamente di quello che ho letto prima, che abbiamo presentato al TAR del Lazio. Eccolo qua, al TAR del Lazio. Allora, questo abbiamo visto. Mi sembra che abbiamo. Sì, questo abbiamo fatto. Allora, ecco qua. Allora, ecco qua. Istanza di. Allora, quindi noi qui chiediamo l'istanza di sospensione. Questo atteggiamento elusivo dei dettati di legge e di articoli costituzionali è illegalmente discriminatorio e non ha permesso equità di trattamento fra cittadini e le loro istituzioni locali e soprattutto ha compromesso l'espressione della loro volontà in merito ad una specifica e gravosa cessione di sovranità individuale e collettiva nonché territoriale in merito ad importanti ambiti della vita sociale, politico e economica fatta di assoluto rilievo sociale
politico-economico, compromettendo ed inficiando ampiamente tutto l'iter procedurale dell'approvazione del soggetto giuridico città metropolitana di Roma, con ciò privando i cittadini dell'ex territorio provinciale di Roma di una indefettibile, insottraibile diritto elettorale costituzionalmente garantito, denegando ogni possibilità decisionale in ambito locale di autonome future scelte, la comprensione e la rinuncia ora per allora di diritti posseduti ed indebitamente sottratti, nonché altre possibili considerazioni di immagine e prestigio derivanti dall'essere città autonoma ed identitaria o dell'essere un generico anonimo quartiere di Roma, ed infine sottraendo ai cittadini dei piccoli comuni medi e piccoli e medi comuni quel sano rapporto di contiguità, di diretto senza filtri e del tutto spontaneo tra cittadino e il suo sindaco. Per questi motivi il signor Orazio Perniani, come epigrafe rappresentato, è difeso e domiciliato con espressa riserva di ogni ulteriore accezione e deduzione dei motivi aggiunti, chiede che codesto eccellentissimo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio voglia, in via preliminare, attesa la sussistenza del fumus boni iuris, nonché dell'estrema gravità ed urgenza, disporre la sospensione dell'iter di istituzione della città metropolitana. Punto 2. Di disporre la sospensione delle elezioni dei consiglieri e del sindaco della città metropolitana di Roma e nel merito annullare con ogni conseguenza di legge il provvedimento in epigrafe indicato in quanto illegittimo ed incostituzionale, con vittoria di spesa onoraria, eccetera, eccetera. Per Alba Mediterranea, Orazio Perniani, eccolo qua. E lo stesso, la replica tale quale l'ha fatta lui. Io ho stampato, che c'avevo pure fretta, solo questa, ma voglio far vedere qualche altra cosa, e cioè, ecco qua, c'ho un bel fascicolo ma non sono riuscito a metterlo in piedi. Aspetta, aspetta. Sì. Allora, c'era un altro documento che però per la fretta non sono riuscito a trovare e poi stampare, e qui dice, ecco qua, questa è la domanda di perenzione da parte del procuratore, del pubblico ministero, cioè. Repubblica Italiana, Tribunale TAR del Lazio, sezione seconda, avvocato difensore io, perché ci siamo difesi da soli. Allora, la cosa strana è che al TAR ti puoi difendere da solo, solo se sei in ambito di conflitto elettorale, di un procedimento elettorale. In tutti gli altri devi ricorrere all'avvocato. E invece qui negano che siano sì, di ordine elettorale. Però accettano. Però accettano che io mi sia difeso da solo. Come cazzo è possibile questa cosa? Perché sono un branco di delinquenti, perché sono tutti figli di Maria, eccoli qui. Cioè, quello, diciamo, lavorano, diciamo, quando gli torna comodo fanno riferimento alle leggi, quando non gli torna comodo le eludono completamente e non gliene frega un cazzo della faccia, dell'immagine. È un branco di delinquenti. Eccolo qua, qua c'è scritto... Si comunica che in data 7 dicembre 2017 è stato depositato presso questa segreteria il decreto decisorio numero 7661/2017 con il seguente esito: dichiara perenzione nel ricorso indicato con il numero 11402 del 2014. La perenzione è la cessazione del procedimento per inerzia, cioè per mancata, diciamo, come si dice, mancata... continuazione del procedimento. Sì. Non c'è nessuna delle parti in gioco. Io onestamente me ne sono strafregato. Il nostro intento non era di vincere la causa, ma di bloccare l'operazione della città metropolitana fatta in quel modo. Perché la città, noi non siamo contro l'ampliamento della città metropolitana in senso ampio, nel senso generico, ma che venga fatto secondo le leggi, secondo le norme, secondo gli attributi, secondo i ruoli, eccetera, eccetera. Non che uno fa come cazzo gli pare, solo perché è Presidente del Consiglio o Presidente Matteo Renzi, facciamo un esempio, o Presidente della Repubblica, o chi cazzo sei. Chi sei? Sei nel momento in cui tu sei responsabile di una funzione, tu ne rispondi, hai fatto sei cazzate, io ti mando sotto processo, brutto figlio di puttana.
E invece no, viene mandato in pensione, perché così... Allora, tutti quelli della nostra controparte, quindi quella della città Roma metropolitana, Roma capitale, come cazzo si chiama, hanno fatto gli ignori. A noi non ce ne fregava un cazzo, perché se loro avessero avuto ragione, ci avrebbero fatto il culo come la cattedrale, invece no, mandano in pensione. Avete capito? E arriviamo all'atto attuale. Allora, io qui propongo, te lo propongo, di fare due cose. Intanto noi questa la cominciamo a pubblicare da oggi pomeriggio, domani, in tutti i giornali, in tutte le mandiamo, poi ce le pubblicano. No, Affari Italiani forse ci pubblica, perché già ci aveva pubblicato all'inizio. Sì. E forse anche La Verità, ma non lo so, staremo a vedere. Anche perché i tempi stanno cambiando. Sì, i tempi stanno cambiando, quindi c'è una inversione, uno scollinamento. Vediamo a che punto è quest'acme, questa punta di acme. E poi se... Al presidente Milosevic, che aveva perso la guerra contro questi pirati, l'hanno ammazzato. perché l'hanno tenuto sotto processo. Poi l'hanno ammazzato e poi hanno detto: no, l'hanno prima imprigionato e poi ammazzato. Poi hanno detto che aveva avuto un infarto. I liberatori ammazzano tutti quelli. Esattamente, i liberati. I liberati. Tant'è vero che quando tirano il collo alle galline, prima le tolgono dal pollaio, e mentre queste scappano, liberate, le pigliano e gli tirano il collo. Allora, vorrebbero farlo anche a Putin, ma a Putin non glielo faranno. È molto dura. No, ma anche perché dovrebbero poi... di seguito, oltre a Putin, prendersela con la Cina, prendersela con l'India, con l'Iran, prendersela con Sudafrica, con il Sudafrica, con l'Indocina, Brasile. Con il Brasile. Allora, vedete un po' se vi va bene, cari amici. Allora, arriviamo a oggi. Perché arriviamo a oggi? Perché l'altra settimana, e qui i documenti poi... Allora, pensate che cazzo di guazzabuglio, e qui dico solo alcuni degli aspetti incoerenti, assolutamente assurdi, incompatibili. No, allora, l'altra settimana lui mi telefona, ci siamo sentiti per telefono, mi dice: guarda qui, mi è arrivata una cartella esattoriale di Equitalia, vogliono 2.000 euro. Dico: ma perché? Perché il TAR del Lazio ha trasmesso appunto a Equitalia che noi siamo debitori di questi 2.000 euro, non si capisce bene perché. Vado ad indagare, e immaginando fin da subito che era questa la motivazione, vado a verificare. Allora, io ho la PEC da oramai 4-5 anni e lui mi ha mandato la PEC appunto di questo. Ho detto: mandami la PEC, perché io questo documento qua non ce l'ho presente. E dico: guarda, a me personalmente non mi sembra che mi hanno mandato niente, anche perché c'è quella applicazione della PEC che ti dice messaggio arrivato, quindi urgente, quindi ti dice che c'è PEC a Aruba, nel caso mio, quindi ti appare Aruba, ti appare messaggio in arrivo, vado a vedere sulla mia pagina della PEC e verifico se sia o meno, no? E quindi vado a verificare, dopo che ho ricevuto questo documento appunto riguardava il TAR e era datato il suo 11 gennaio del 2022. Ho detto: andiamo a vedere l'11 gennaio del 2022 se mi è arrivato qualcosa. Non vedo niente. Faccio un'analisi di una mezz'oretta a cercare questo cazzo di messaggio PEC e alla fine scopro che mi erano arrivati due messaggi l'11, ma erano arrivati senza il documento interno, senza contenere il documento dentro. Era solo, diciamo, la busta elettronica, che fra l'altro comprende anche la raccomandata di ritorno, di ricezione, di avvenuta ricezione di ritorno. Praticamente loro si sono, diciamo, in qualche modo aggiustati la loro responsabilità dicendo: ma noi l'abbiamo mandato e ci è arrivata la ricevuta di ritorno che era tutto regolare, e se avessimo voluto fare opposizione noi non avremmo avuto i termini per farlo, perché sono trascorsi 90 giorni, no? A parte che qui contro Equitalia stragiudizialmente possiamo intervenire in qualunque momento, cosa che faremo. Io pensavo di farlo il primo aprile. Perfetto. Che era il giorno tuo.
esattamente, andare lì a fargli il culo. Insomma, che cosa era successo? Che praticamente sono andato poi a scaricare tutti gli allegati che confermano questa cosa dell'avvenuto ricezione, e lì c'è tutto, c'è la dichiarazione del messaggio, il tempo in cui è arrivato, il protocollo, l'orario, il secondo, eccetera, e lì potrò dimostrare di fronte al TAR che loro non mi hanno mandato un cazzo. E questo è grave, questa è omissione di atti ufficio, già solo questo come prima indagine, senza poi stravolgimento del procedimento amministrativo, c'è di tutto. E quindi falso in atto pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi creazione di falso in atto pubblico, non solo utilizzo di falso in atto pubblico. Cioè, vabbè, in conclusione, alla fine ho scoperto, insomma, che avevano fatto finta di mandarmi questo. Infatti, anche a lui avevano mandato due messaggi in cui in uno non c'era un cazzo. Solo nel secondo ha trovato questo suo documento, non so se è stato un errore, se ma è stato volontario, ma intenzionale, vabbè, sempre, insomma, no? Vabbè, fatto, è un branco di delinquenti. Fatto sta che noi oggi però facciamo la controdeduzione e abbiamo fatto questa controdeduzione che ho datato 1 aprile, così andiamo lì il 1 aprile a presentarla al protocollo. E che cosa ho fatto? Allora, qui ci sono tutta una serie di leggi che parlano di questa cosa qua. E la Costituzione, che abbiamo detto 1, 3, 5, 48, 49, 54, decreto legge 104 del 2010, che è il testo unico del Tribunale Amministrativo del TAR, qua c'è tutto, nel 104 c'è, oltre a tutte le altre cose, vabbè, DPR 16 maggio 1960, il numero 570, testo unico DPR 30 maggio 2002, 115, che è il testo unico operativo del TAR del Lazio, del TAR in generale, decreto legge del 6 luglio del 2011 numero 98, legge 18 luglio 2017 del numero 111, legge 8 giugno 1990 numero 142, legge 265 che abbiamo fallo citato, venire di nuovo, che è fallo citato, venire di nuovo. Decreto legge del 10 agosto del 2000 numero 267 che è il testo unico degli enti locali, legge 42 del 2009, legge 56 del 2014, che è quella che noi confutiamo totalmente, perché se vedesse che come cazzo l'hanno strutturata, è fatta intenzionalmente per prendere per culo chiunque, cioè per far finta di redigere una legge che dà il supporto di forza, di derivazione delle altre leggi, in realtà è uno stravolgimento totale che non ve lo leggo e non ve lo dico perché è un aborto proprio, abominevole. Se volete andatelo a leggere, legge 56 del 2014 che ha 250 articoli, una cosa del genere, una cosa abominevole. Se facevo legge, lo facevo scrivere da Dracul era meglio. Ma Dracula era una persona seria, diciamo, e questi come loro, diciamo Frankenstein, gli dava nel culo a questi qui, capito? Sì. E noi aspettiamo, Dracula torna! Vlad, torna, dove sei? Vlad, dove sei? Vlad, torna! Allora, atto di controdeduzioni al mancato accoglimento del ricorso di ordine al TAR del Lazio presentato l'11 settembre 2014, numero 11.401, tuttora persistendo l'atteggiamento del TAR del Lazio e che si ostina nel proprio intento di disconoscere tale violenza prodotta dalla Costituzione, sulla Costituzione e contro i cittadini tutti per la incostituzionale sottrazione di fatto del diritto elettorale. E allora qui tralascio le prime considerazioni, confutazioni che abbiamo già letto nella querela, che sono rimaste esattamente le stesse, che però, ecco, il fatto attuale. Il giorno 14 settembre del 2014 io e il dottor Giorgio Vidali, a nome nostro e a nome per conto di Alma Mediterranea, abbiamo presentato il ricorso allo sportello delle ricezioni nella sede del TAR del Lazio in via Flaminia 189. Abbiamo fatto rilevare la natura di ordine elettorale, il relativo percorso procedurale e l'assoluta impellenza in quanto appunto ricorso di ordine elettorale presentato con lo scopo plurimo di a. richiedere l'invalidazione delle elezioni di città di metropolitana Roma Capitale, b. annullamento degli esiti elettorali, c. l'annullamento di tutte le fasi procedure elettorali fin dal loro inizio, d. la decadenza immediata della carica del super sindaco del signor Ignazio Marino e la decadenza immediata del super consiglio comunale della cosiddetta città metropolitana Roma Capitale, f. la richiesta di nuova proposizione fin dall'inizio di tutte le fasi dell'iter procedurali fin dall'annullamento della provincia di Roma e seguendo pedissequamente il dettato costituzionale delle leggi vigenti preeminenti e prioritarie in ordine di tempo e di legittimità, quello che ho detto prima, cioè andare per ordine, grado e preferenza e primanenza, sì,
no, premanenza, eccetera. In quanto illegali, legittime, usurpatrici di diritti e ragioni dei cittadini, della collettività degli elettori della provincia di Roma, comunque si voglia definire l'area geografica che circonda Roma e dove vivono e lavorano circa 2 milioni di cittadini italiani, lo stesso valga per le altre città metropolitane nel frattempo create. Cittadini che complessivamente assommano a molti milioni, che dovrebbero essere tutelati dai tribunali italiani secondo le leggi italiane e soprattutto perché falsamente e contro legge prodotte e realizzate sommamente incostituzionali. Come ovviamente facilmente a nostro parere si può intuire e recepire, non era possibile in quel momento, il 12 settembre 2014, citare come controparte la città metropolitana di Roma Capitale nel nostro procedimento, quello che abbiamo iniziato il 12 settembre, in quanto non legalmente ancora costituita la città di Roma metropolitana Roma Capitale e soprattutto in quanto illegale rappresentante a tutti i responsabili, cioè il super sindaco della città metropolitana Roma Capitale e il suo super consiglio, non erano non erano stati ancora eletti. E soprattutto in quanto l'illegale rappresentante di tutti i responsabili, cioè il super sindaco della città metropolitana Roma Capitale e il suo super consiglio, non erano ancora stati eletti. Perché? Perché le elezioni previste e poi tenute il giorno 6 ottobre 2014 e quindi al momento della presentazione di ricorso in oggetto all'epoca ancora non eletti, nel momento in cui abbiamo presentato la querela, esatto. In realtà la controparte ancora non esisteva e meno che mai ancora insediati, la onde per cui non era possibile intestare il ricorso diversamente da come è stato redatto. Ma andando a sbirciare all'interno del testo del ricorso, questa nostra intenzionalità risulta chiarissima ed inequivocabile, l'intenzione e la volontà che ne promana. Fatto poi anche corroborato dalla denuncia penale da noi, Orazio e Giorgio, depositata contestualmente al ricorso. Nonostante tutte le nostre precisazioni espressamente evidenziate in fase di deposito di ricorso dagli sportellisti, b, la nostra argomentata dichiarazione espressa in quello stesso momento del deposito ad una ulteriore funzionaria, probabilmente capufficio intervenuta sul momento, c, le nostre chiare dichiarazioni messe a verbale in fase di udienza in Camera di Consiglio, d, le dichiarazioni più volte enunciate in varie telefonate intercorse tra il signor Enrico Bianchi, anche lui direttivo di Alba Mediterranea, e i vari funzionari, come quella dottoressa De Angelis, e punto E, le mie dichiarazioni richiesta scritta, legata in atti, manifestata a vari funzionari del TAR del Lazio, avvenuta la mattina del giorno 16 ottobre 2014, in occasione del ritiro del verbale di udienza, ecco, devo trovare il verbale di udienza, vedi, F, nonché le mie precise richieste di accesso allo strumento della procedura semplificata e agevolata di ordine elettorale espresse a vari funzionari e quindi direttamente anche al giudice Edoardo Pugliese, di fronte a testimoni, fra cui uno dei carabinieri di turno all'ingresso, che mi aveva gentilmente accompagnato in colloquio nella mia visita alla sede del TAR del Lazio del venerdì 24 ottobre 2014, come già denunciato nei ricorsi di cui si tratta l'8 aprile scorso 2014, scorso, mi sono sbagliato, l'8 aprile 2014, vabbè, si può dire pure scorso 2014, è nata giuridicamente a tutti gli effetti della città metropolitana di Roma. Per essere precisi, è nata la denominazione di città metropolitana di Roma, ma abbiamo due enti in Italia che si fregiano il ruolo e il titolo di capitale, la città metropolitana di Roma e il comune di Roma. Tralascio le varie cose che abbiamo già detto prima, di cui questa è fotocopia praticamente, e che cavolo. Allora, trattazione. Allora, io che cosa ho fatto? Nel 2010, quando avevamo partecipato alla elezione per il Comune di Roma con il Movimento Rete dei Cittadini, sì, avevamo fatto opposizione alle avvenute elezioni al TAR, anche allora, per tutta una serie di criticità che si erano manifestate nel corso della campagna elettorale, che praticamente ci avevano snobbato, quindi non c'era nessuna... sì, sappiamo tutto. Vabbè, sono tutte le varie cose, non sto a dire troppo lungo. Insomma, io avevo presentato un esposto, avevo aperto un conflitto di interessi con un procedimento contro
contro la città di Roma, il comune di Roma, per tutta una serie di cose. E questa che io adesso cito e che ho riprodotto derivandole dalla sentenza all'epoca del 2010 del giudice pugliese, l'ho reinserita come difesa d'ufficio, sì, fatta da me con le parole e le dichiarazioni e le argomentazioni di Pugliese. Quindi praticamente quella che io dico è la dichiarazione di sentenza di Pugliese in un fatto analogo. Quindi come dice la legge, vale erga omnes e per tutte le situazioni. Certo. Quindi non è che fai una sentenza un giorno in un modo, il giorno per lo stesso motivo, le stesse motivazioni, in senso contrario è diverso. È quello. E allora io l'ho ripubblicato. E ciò che dice il signor Pugliese, sentenza del mio ricorso 3835 del 2010, e dice Pugliese: lo stesso Consiglio di Stato, sezione quinta, 21 settembre 1996, numero 1148, confrontare, altresì Consiglio di Stato, sezione quinta del 23 marzo del 2000, numero 1593, ha affermato, omissis, ciò significa che solo una norma di rango legislativo può disporre con valutazione che deve essere rispettosa del generale principio della ragionevolezza e del particolare rilievo della materia elettorale, che è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico. Lo dice lui, che è essenziale per il funzionamento dello Stato democratico, lo dice Pugliese, che, ascolta, che dice, che sono invalide le operazioni elettorali nei casi estremi e predominanti del conditor iuris in cui la violazione di particolari regole della campagna elettorale risulti talmente grave da poter far ragionevolmente dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale. Lo dice lui, per Dio, lo dice lui. E mi sembra proprio che i fatti da noi denunciati ricadono in questa fattispecie. Norme di rango legislativo emergono sono in primis gli articoli della Costituzione più volte richiamati e le leggi normative anch'esse più volte ricordate. E io, la posizione giuridica attivata dal singolo elettore, sempre Pugliese che parla, la posizione giuridica attivata dal singolo elettore, e questo è il caso, deve essere configurata quale interesse legittimo, confermando così peraltro verso la sussistenza della giurisdizione amministrativa. È una questione amministrativa perché è un cittadino qualunque che per ordine di problemi cittadini e amministrativi si rivolge al giudice elettore, in quanto nella specie viene contestata non la diretta negazione o violazione del proprio diritto soggettivo di elettore attivo, bensì l'illegittimo svolgere le procedure amministrative volte a consentire l'esercizio che determina comunque un pregiudizio certamente apprezzabile dal ricorrente, eccetera, eccetera. Questo vuol dire, quindi, poi andiamo avanti, sempre Pugliese che parla. Il codice, il decreto legge 104 del 2 luglio del 2004, come abbiamo detto, nell'articolo 129 disciplina una tutela giurisdizionale anticipata, vale a dire la possibilità di correre immediatamente avverso i provvedimenti preliminari del procedimento elettorale preparatorio, senza attendere la proclamazione degli eletti. Il sindacato in questo caso viene attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Quello che abbiamo fatto noi prima che ci fossero le elezioni del sindaco della città metropolitana, abbiamo pensato bene di adire appunto questo ricorso al giudice del TAR del Lazio, esattamente quello che dice anche il giudice pugliese. In particolare, continua, la giurisdizione esclusiva ha ad oggetto le controversie in materia di esclusione delle liste o candidati. In altri termini, non si può mettere in dubbio il fatto che gli atti di ammissione o esclusione della competizione elettorale di liste, candidati e simboli sono atti inconclusivi di una vera e propria fase procedimentale, quella della selezione dei soggetti partecipanti alla competizione di voto, ed atti produttivi di rilevanti effetti condizionanti lo stesso andamento della procedura elettorale. Qui addirittura l'esclusione è stata preventiva, cioè praticamente hanno escluso dalla possibilità di voto 2 milioni di cittadini e il giudice pugliese continua a sostenere la nostra cosa, ma la nostra tesi, ma poi nei fatti ci rimanda alla perenzione, no? E qua lo dico in maiuscolo, e in quanto potevamo concorrere anche noi alla tornata elettorale, potevano concorrere alle tornate elettorali soltanto le liste se, pur di provenienza di varie aree politiche,
ma soltanto liste composte da sindaci e da consiglieri comunali, comprendenti complessivamente qualche migliaio di elettori e candidati, si sono esclusi tutti circa 2 milioni di elettori attivi e passivi, possibili candidati, fra l'altro. Questa esclusione a priori di 2 milioni di cittadini è stata del tutto illegale, illegittima, illecita e incostituzionale, in quanto in qualunque tornata elettorale ogni cittadino avente diritto può essere oggetto di funzione elettorale attiva e passiva, e cioè essere elettore e candidato contemporaneamente, il che nel caso delle elezioni del super sindaco e super consiglio città Roma, città metropolitana di Roma Capitale del 6 ottobre 2014 non è avvenuto. Peggio, è stata per legge impedito, ledendo così i diritti costituzionali indefettibili. In particolare occorre segnalare che nel provvedimento di esclusione di una lista discende comunque un pregiudizio attuale percepibile per i suoi possibili candidati, nonché per gli stessi elettori cittadini. Sempre pugliese che parla. La Corte Costituzionale, con la pronuncia 236 del 7 luglio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83-11-S del DPR numero 570 del 1970, introdotto dall'articolo 3-2 della legge 1147 del 1966, modificazione alle norme del contenzioso elettorale amministrativo nella parte in cui esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, nonché immediatamente lesivi anteriori alla proclamazione degli eletti. E quindi è stato cambiato ed è stato fatto il modo in cui ho letto poco fa. È opportuno precisare che il legislatore si era orientato nel senso di ammettere l'impugnativa immediata avverso gli atti di ammissione o esclusione delle liste con il decreto del 5 marzo 2010 numero 29, rubricato interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. In tale contesto dunque si colloca il codice, che è stato approvato proprio nella stessa data, che mira infatti a recepire il più recente orientamento espresso sul punto di giurisprudenza e condiviso dal legislatore e pure da lui, come ha citato qui. L'articolo 129,1 del codice di procedura amministrativa ammette la facoltà di impugnativa immediata, ponendo però alcuni limiti. Essa infatti viene consentita per procedimenti di esclusione di liste dei candidati, non per tutte le ammissioni, e quindi di fatto impedendo l'accesso a tutti gli altri possibili competitori commette un reato di sperequazione, articolo 3 della Costituzione. Il comma 3 dell'articolo 129 del codice disciplina una procedura rapida e semplificata, e la previsione di un rito compatto si dovrebbe esaurire tra il primo e il secondo grado in un arco massimo di 16 giorni e mira ad evitare anche che l'accoglimento di ricorso intervenga successivamente allo svolgimento delle elezioni, il che comporterebbe la necessità della loro ripetizione, con negativi riflessi tra l'altro sulle finanze pubbliche. Mi sembra proprio che questo obiettivo sia miseramente fallito. In particolare oggi noi ricordiamo non solo quale presidente dell'Associazione Alba Mediterranea, qui dico io, ma anche in proprio quale cittadini detentori dei diritti elettorali costituzionalmente garantiti, vale a dire quale singolo componente ed esponente di un corpo elettorale escluso e non consultato, ma che dovrà subire le decisioni di un organo da lui non eletto e mai delegato, come il Consiglio dei Ministri attuale, come il Presidente della Repubblica attuale. Cioè non sono gatti, sono partiti da lontano, questi partono da lontano, sono partiti dai comuni, lo capite o no? Come l'attuale capo di questo pseudo governo. Sei governi non eletti in una repubblica se dovrebbero solo far caraghiri, è il minimo. No, quello cercheremo di farglielo fare direttamente noi. Oppure castrarsi da soli, non lo so, quello che vuoi. Già sono castrati. Vabbè. Sì, in effetti sì. In particolare oggi noi ricordiamo non solo quale presidente dell'Associazione Alba Mediterranea, ma anche in proprio quali cittadini detentori dei diritti elettorali costituzionalmente garantiti, vale a dire quale singolo componente ed esponente del corpo elettorale escluso e non consultato, ma che dovrà subire le decisioni di un organo da lui non eletto e mai delegato, il che è il massimo della non democraticità, mentre al contrario, mediante questo organo, la comunità nazionale, la sovranità sancita dall'articolo 1 della Costituzione e le comunità locali esercitano l'autonomia politica riconosciuta dall'articolo 5 del nuovo titolo 5 della Costituzione. In tal senso non sembra revocabile in dubbio la sussistenza di un interesse non solo del corpo elettorale unitariamente inteso, ma anche di ogni potenziale elettore suo componente, al corretto svolgimento della propria funzione elettorale garantita dalla Costituzione e quindi alla corretta organizzazione della competizione elettorale. Tale interesse, differenziato e qualificato rispetto all'interesse semplice di ogni componente della comunità al buon andamento delle istituzioni pubbliche e alla loro rappresentatività sociale e territoriale, in questo caso, non può essere disconosciuto a tutela
in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione. Una conferma si ritrova nella disciplina dell'azione popolare in materia elettorale contenuta nel titolo VI, contenzioso sulle operazioni elettorali del Codice di Procedura Amministrativa. In particolare l'articolo 126 del Codice di Procedura Amministrativa dispone che il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni e la cosiddetta città metropolitana di Roma Capitale è effettivamente un comune ed ex provincia. Ne consegue che il nostro ricorso ad ogni supporto favorevole a supporto a favore della sua esclusiva natura elettorale che il nostro ordinamento garantisce in sede giurisdizionale sia per quanto concerne gli esclusi dalla competizione elettorale, nessuna fattispecie esclusa, neppure l'attuale qui in controduzione, sia qualunque altro elettore che ravvisi la illegittimità degli attivati. Sia per quanto concerne gli esclusi dalla competizione elettorale, nessuna fattispecie esclusa, neppure l'attuale, qui in controdeduzione, sia qualunque altro elettore che ravvisi la illegittimità di uno degli atti di un procedimento elettorale, noi indebitamente esclusi. In attesa degli opportuni sviluppi porgo i più distinti saluti. Nota bene, atto depositato al protocollo del TAR del Lazio a supporto della nostra reiterata volontà di non soggiacere alle imposizioni antidemocratiche ed incostituzionali delle pronunce invalidanti la gratuità del procedimento elettorale, da cui conseguente debito elettorale di cui Equitalia richiede il pagamento con atto dell'11 gennaio 2022. Spero che finalmente, anche se in termini molto abbastanza complessi, in termini diciamo giuridici, legaloidi, il senso di tutto questo e la volontà e l'interpretazione di quello che è successo sia ben chiaro. In tutto questo, come ho detto prima, questa è la prima fase, il primo atto che hanno messo in atto questi figli di puttana di usurpatori con apparente patente di idoneità, di Consiglio dei Ministri, abbia messo in atto è stata proprio la conquista delle istituzioni a ogni livello, distruggendo le strutture che riguardano le province delle 20 città capoluogo di provincia, regionale, ma poi seguendo da quello, quindi l'acquisizione del diritto decisionale sottratto ai consigli comunali, sì, e al sindaco, perché le decisioni comunali terminali, questo non l'ho detto lì, ma quando per esempio io a Formello avessi necessità di avere un ponte per costruire, cioè per avere accesso a casa, non posso andare più dal sindaco, ma il sindaco può anche emanare una determina e può anche decidere di fare il ponte, ma è sub iudice alla disposizione finanziaria e politica del consiglio dei consiglieri del Consiglio Comunale di Roma, della città metropolitana di Roma. Quindi a tutto viene sottratto qualunque potere al cittadino, quindi sia a livello comunale, meno che mai a quello provinciale che oramai è distrutto, meno che mai a quello regionale, meno che mai a quello nazionale, per cui oramai anche le elezioni che prima passavano anche seppure usurpativamente alle segreterie dei partiti, oggi non vengono manco più eletti, non ci perdono manco più tempo a fare le elezioni perché costano troppo, dicono, quando è un costo beneficiario e porta bene, porta correttezza, porta democraticità e porta decisionalità da parte del cittadino, partecipazione agli atti del cittadino, come previsto dalle leggi, da una marea di leggi che ho letto e non sono neanche tutte quelle che ho citato. Tutti i traditori vanno condannati a morte. Vanno fucilati senza processo, senza condanna, fucilazione immediata. Come te vedo per strada te fucilo. Te metto al muro e te fucilo. Vabbè. Adesso penso che finalmente qualche idea vi sia giunta un po' di più. Noi queste cose le dicevamo, non solo le dicevamo e facevamo finta di incazzarci, noi ci siamo incazzati, il giudice, che lì sono molto educato, il giudice ha chiesto l'aiuto dei carabinieri e c'aveva paura che gli rompevo il culo, perché io se mi parte la broca gli rompo il culo, anche se poi vado in galera per 30 anni. Un bel culetto che è già rotto comunque di suo. Vabbè, che diciamo? So long! Sempre so long! Laudetur!
Priapus. E ricordatevi sempre, la tonaca alle ortiche va a trattenere sempre il cordone. Aspetta, vediamo un po'. Oh, sono 2:20, però. Vabbè. Solo. Sempre. Allora, abbiamo registrato, non si riesce a leggere niente, ma vabbè, un'oretta.